voglio raccontarvi la storia della canapa. Nel nostro territorio, Fabbro, Monteleone, ma in generale tutta l'Umbria, era molto coltivata fino agli anni 50, dove le campagne erano ancora popolate, esistevano i contadini e ogni contadino aveva un appezzamento di terreno proprio adibito alla canapa. Ora vi racconterò il periodo della semina. Si seminava i primi giorni di aprile, insomma vicino alla Pasqua, un terreno molto preparato, concimato, e dalla semina fino al momento del raccolto la canapa cresceva rapidamente, veniva a un'altezza di circa 2 metri, 2 metri e mezzo. La fine luglio e le prime di agosto veniva tagliata e tesa per terra in uno strato molto sottile dove il sole poteva seccarla. Passato un periodo di 8-10 giorni la canapa tesa sul terreno veniva a essere scossa in modo di far cadere tutte le foglie che erano rimaste attaccate allo stelo. Ora vi mostrerò com'era la canapa. Oggi la canapa non c'è più, però io per imitare quel periodo ho preso questo piccolo fastellino di cannuccia per dimostrarvi cosa era la canapa. Una volta che era seccata al sole, la canapa si raccoglieva e si legava tutti in mannocchiette così. Poi, avendone fatti circa una ventina ogni fascio, si faceva un fascio grande e legato bene con 3 legature. Una volta sistemata tutta così, si portava al macero. Il macero consiste in questo. C'erano delle borghe appositamente fatte per mettere in immersione la canapa dentro. E se non c'erano le borghe né un canale, si faceva una diga, si chiudeva in modo che l'acqua veniva su e poi si immergeva la canapa. La canapa, per farla stare giù, occorreva di mettere dei pesi, sennò veniva sempre a galla come una barchetta. Mettevamo delle pietre, dei tronchi di legno. E questa macerazione occorreva un periodo di 8-10 giorni. Noi durante questo periodo la controllavamo e andavamo dentro alla vasca e facevamo questo movimento. Ecco, vedevamo se dallo stelo si staccava la fibra. Una volta che avevamo notato che la fibra si staccava e era il momento di toglierla di sotto acqua, del bagno, si prendeva e si lavava. Si lavava dentro l'acqua corrente in questo sistema che faceva, in modo che andassero via tutte le impurità e veniva bianca. Fatto questo lavoro, noi lo caricavamo nei carri, trasportati i carri dai buoi, la portavamo a casa vicino al casolare nell'aia. Nell'aia naturalmente i contadini avevano i pagliai, le siepi. Noi questa canapa la mettevamo tutta tesa così vicino, intorno ai pagliai o appoggiata alla siepe, che si asciugava, si doveva asciugare. In quel periodo ancora faceva caldo e per asciugarla non occorreva molto tempo, 8-10 giorni. Poi quando era asciutta non era necessario che subito la dovevamo battere. Per batterla dovevamo trovare i giorni, diciamo, in cui avevamo tempo. La battitura veniva in questo modo. Si prendevano questi piccoli fasci. Questo praticamente noi lo chiamavamo l'ammaccatoio, e forse il suo nome è ancora oggi, e questa è la scotola.
questa scatola si faceva questo lavoro, si batteva così. Ora questa non si rompe perché non è, è dura, è canna, però si licenziava tutta la fibra dallo stelo. E una volta che era liberata la fibra dallo stelo, la canapa usciva così. Ecco, era così. E noi continuavamo a togliere qualunque pezzettino di stelo che ancora era rimasto. Poi facciamo così. Questo processo come si chiamava? La scotolatura, cioè la separazione delle fibre dallo stelo. Ecco, e si formavano dei piccoli negoli così. A sto punto era separata dallo stelo e avveniva un'altra lavorazione molto importante, la pettinatura. La pettinatura esisteva per fare tre qualità di prodotto. La prima qualità era il fiore, che era utilizzato per fare i tessuti più delicati, per fare i fili e per le cuciture. La seconda ancora veniva utilizzata per fare dei tessuti un pochino più grezzi, come potevano essere sacchi o lenzuola o altri tipi di stoffa necessari per la vita contadina, insomma. E la terza, che si chiamava lo stoppone, ci si facevano le fune, le corde per i finimenti del bestiame. Questa pettinatura erano io ricordo benissimo, veniva un signore e aveva tre pettine. Faceva il primo un pochino più rado, il secondo e l'ultimo. E presso a poco lui prendeva questa canapa, la giocava così sopra il pettine, faceva così, di modo che rimaneva solo gli steli più dritti e più robusti. Poi passava al secondo, e sempre la stessa situazione, tipo di lavorazione, e veniva fuori un altro tipo di canapa. Poi a ultimo, quando erano rimasti il pettine più fitto, veniva proprio il fiore, che erano questi fili molto delicati, uniti e dritti. E così poi passava alla filatura. Le corde che si facevano con la canapa, questo è un canopo un pochino più robusto, dove i contadini legavano il frumento nei carri agricoli che trasportavano coi buoi dalla campagna all'aia. Era molto importante avere queste corde perché sennò il prodotto non stava nel